giustizia sociale, Bruno Di Paolo, un elettorato importante dal quale non si può prescindere, non si potrà prescindere la prossima primavera per le elezioni amministrative. Ma Bruno Di Paolo, terzo incomodo oppure? No, più che terzo incomodo, terzo polo di attrazione per i cittadini di Chieti. Ho già dimostrato alle scorse provinciali di avere un grosso consenso elettorale in questa città, ho quasi preso il 10% da solo, quindi è una forza non indifferente. Su questa forza dovranno fare i conti tantissimi partiti e tantissime persone che pensano di aver già vinto e di poter governare questa città soltanto prendendo ordine dall'alto e non da quelle che sono le esigenze dei cittadini di Chieti. Chiaramente potrà essere l'outsider, ma la volontà del suo elettorato è di essere una forza di governo, a prescindere dalle posizioni politiche, partitiche e il programma, la sostanza, quel che conta per la sua lista. Io non farò accordi per vincere, farò soltanto accordi per governare. E il governo per questa città deve essere basato su 5 punti che noi riteniamo indispensabili. Se i partiti si confronteranno con noi su un programma, potremmo anche decidere di appoggiarci o a destra o a sinistra, per noi è indifferente. Il nostro obiettivo è soltanto quello di far crescere questa città e di riportare la città di Chieti agli antichi splendori. Che tempi si è dato? No, guardi, noi entro massimo la fine settimana prossima scioglieremo le riserve. Noi adesso abbiamo avuto i contatti, purtroppo si parla soltanto di poltrone, non si parla di programmi e questo a noi non ci sta bene. Allora io ho detto a tutti quanti, quando avrete qualcosa da proporci seriamente su basi programmatiche per questa città, noi ci siederemo a un tavolo e parleremo con tutti. Fino ad allora io non voglio parlare con nessuno, perché non ho bisogno né di poltrone né di strapuntini. Io ho bisogno soltanto che questo affetto che la gente ha riversato su di me continua a essere, perché sono una persona seria e voglio essere rappresentante delle persone serie di questa città.